Buongiorno, benvenuti al TG 2000 Flash. Cresce ancora il bilancio delle vittime del sisma che nella notte tra domenica e lunedì ha colpito la Turchia meridionale e nord della Siria. Sono circa 16.000 i morti, oltre 63.000 i feriti. Si continua a scavare sotto le macerie. Visita di Erdogan in Anatolia, ma non mancano le polemiche sul ritardo nei soccorsi. Il presidente turco blocca Twitter per arginare il fiume di proteste scoppiate subito dopo il terremoto. Parla di libertà Zelensky di fronte al Parlamento britannico. Dateci gli aerei per difenderla, ha detto ieri il presidente ucraino. Dopo Londra e Parigi, Zelensky è arrivato a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario che si apre proprio oggi nella capitale belga. E proprio oggi, a margine del Consiglio europeo, il presidente ucraino incontrerà in un bilaterale anche la premier italiana Giorgia Meloni. In Libia, la commissione militare congiunta dei comitati di collegamento di Libia, Sudan e Niger ha approvato l'avvio di un coordinamento per facilitare il ritiro completo di mercenari e combattenti stranieri. Lo rende noto la missione di supporto dell'ONU nel paese nordafricano dopo un vertice che si è tenuto al Cairo in Egitto. Continuano da ormai una settimana nel centro e sud del Cile le operazioni di spegnimento di un gran numero di incendi che hanno provocato almeno 26 morti e quasi 2.000 feriti e costretto il governo a decretare lo stato di catastrofe in 3 regioni. Oltre 300 i roghi scoppiati negli ultimi giorni, ma la maggior parte adesso sembra essere sotto controllo. Arrestati dalla polizia i rapinatori che hanno accoltellato la notte di domenica un 46enne di Milano alla stazione Termini di Roma. Si tratta di 3 uomini di origine nordafricana senza fissa dimora, ora accusati di rapina e tentato omicidio. La vittima è ricoverata ancora in gravi condizioni al Policlinico Umberto I di Roma. Il maltempo colpisce il sud Italia, allerta rossa oggi per il rischio idraulico e il rischio idrogeologico sui settori orientali della Sicilia. Torna la neve sull'Etna, in particolare sul versante orientale del vulcano, fiocchi anche a bassa quota a Fornazzo di Milo in provincia di Catania. Terremoto di magnitudo 3.5 ieri a Siena. La prima scossa è stata seguita da una lunga serie di repliche. Tanta paura, gente in strada, ma nessun danno rilevato al momento. Ma per precauzione oggi restano chiuse scuole e università. Casa Green, polemiche e dibattiti sulla direttiva europea che chiede l'adeguamento della certificazione energetica per poter vendere un'abitazione, contrario il governo italiano. Oggi a Bruxelles il testo al voto della Commissione Industria e Ricerca. Sciopero di 8 ore dei dipendenti della Safilo di Longarone che hanno manifestato dopo l'annuncio dell'intenzione da parte dell'azienda il 26 gennaio scorso di dismettere la produzione nello stabilimento bellunese in cui lavorano 472 dipendenti. Anche la Disney annuncia importanti tagli del suo personale nell'ambito del nuovo piano di ristrutturazione volto a realizzare oltre 5 miliardi e mezzo di dollari di risparmi nei prossimi 5 anni, previsto il licenziamento di oltre 7.000 lavoratori, pari al 3% del totale. A Firenze parte il restauro dei mosaici d'oro della cupola del Battistero, un'opera finanziata con 10 milioni di euro e un'impalcatura innovativa alta più di 30 metri per recuperare lavori che risalgono al 1200 e furono realizzati da Cimabue e Coppo di Marcovaldo. Questa sera terzo appuntamento con il Festival di Sanremo che vede in testa il cantante Marco Mengoni con la sua Due Vite. Seguono nella classifica generale Cola Pesce di Martino, Madame, Tananai, Elodie e Coma Cose. Ieri sera ovazione per il trio Morandi, Albano e Massimo Ranieri. Altra medaglia d'oro per lo sci azzurro ai mondiali in corso in Francia, medaglia d'oro appunto nel supergigante per la cuneese Marta Bassino, ma è lutto nel mondo dello sci italiano, scomparsa a causa di un tumore all'età di soli 37 anni. Elena Fanchini, argento nella discesa libera ai mondiali di Bormio, Santa Caterina, Valfurva che si sono svolti nel 2005. Con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione come sempre a mezzogiorno, grazie per averci seguito. Arrivederci.